come dicevamo nella prima parte della spiegazione dell'arcano numero 5, il Papa rappresenta l'autorità carismatica e il ruolo del divino sulla terra. Oggi analizzeremo questa carta da quattro punti di vista: il fisico, il mentale, lo spirituale e l'emozionale. Dal punto di vista fisico è legato a tutte le tematiche del primo chakra, di conseguenza potrebbe anche indicare problemi alla schiena, dolori mestruali, frigidità, impotenza. Dal punto di vista mentale rappresenta un individuo con una grande capacità di insegnamento, un individuo che insegna in maniera chiara, forse severo, ma che dà molto alle persone a cui insegna. Nel suo contrario, può indicare anche una persona manipolatrice, una persona che tende a imporre le sue idee e anche che impone il suo giudizio, quindi in quel senso può anche essere una persona che giudica eccessivamente. Dal punto di vista emozionale, di nuovo, essendo una persona che è disponibile nelle relazioni nei confronti degli altri, dà anche tanto di se stesso e anche insegna il rigore, insegna la correttezza, insegna il modo giusto di comportarsi. Nel suo contrario, invece, di nuovo può essere una persona manipolatrice, una persona che ha paura anche delle relazioni interpersonali e persino potrebbe aver paura del sesso o avere una chiusura nei confronti del sesso. Dal punto di vista spirituale è una persona che porta il divino sulla terra, quindi che si relaziona col divino nella quotidianità. Per contro può essere eccessivamente dogmatico, eccessivamente rigido, troppo legato ai valori sì spirituali, ma senza compassione. In sintesi diciamo di nuovo che il Papa è legato al rappresentare il divino sulla terra e ad aiutare le persone a relazionarsi col divino nel quotidiano. Per oggi ho finito. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, così possiamo mantenere i contatti e magari di condividere con le persone che sono interessate a questi argomenti. Vi auguro ogni bene e ci rivediamo con la prossima carta, l'arcano numero 6, gli amanti, prima parte. Ciao!